miniera. Perché stiamo tornando indietro così? La parte che non abbiamo mai visto, però. Rotta mineraria. Ma sta cosa? Ok, qui compasso. Grotta dello stagno. Ok, esce di qua. Cioè, entrata e uscita, diciamo. Quindi grotta mineraria, l'entrata. La faccia del buio. L'hanno fatto buio buio davvero. Rispetto alle altre, questa grotta è particolarmente buia. Sembrava che fosse un cambio di zona, no? Se intendi proseguire più all'interno verso la miniera, avrai bisogno di luce. Hai con te semi luminosi? Certo che ce ne ho, che sollievo. Proseguendo di qua, senza luce non si vede assolutamente nulla. I fiori luminosi crescono in modo spontaneo nelle grotte. In passato crescevano anche da queste parti. Qua no, invece. Tuttavia qui il buio è pesto, c'è il buio pesto e i loro semi sono molto richiesti, tanto che i miei colleghi se li sono presi quasi tutti. Per questo ho pensato di assumermi l'incarico di ricordare ai viandanti di portare i semi luminosi. Ok, dai. Ok, questa... è regalata, diciamo. Stiamo esplorando, vediamo. Allora. Zonanio. Minerale molto versatile dai molteplici impieghi, gli antichi lo usavano per ricavare energia, nella sua versione raffinata per realizzare armi e armatura, sì. E possiamo usarlo sull'arma. Oppure possiamo, troveremo qualcuno a cui darlo. Boh, questi forse non si attaccano. Vabbè. Golem raffinatore. Scusami per averti ignorato, mi stavo concentrando sul lavoro di raffinazione dello zonanio. Non lo conosci? Ecco lo zonanio di cui ti ho appena parlato, un minerale speciale che si ottiene dalle profondità della terra. È possibile estrarne un po' anche su quest'isola, ma solo in questa grotta. La nostra civiltà fiorì proprio grazie alla sua raffinazione, che permette di trasformarlo in altri materiali. La raffinazione avviene fondendo lo zonanio in una fornace, poi viene lavorato per ottenere vari materiali. Proprio tra poco saranno pronti i materiali raffinati, ancora un attimo di pazienza. Coincidenza, eh. Grazie per aver aspettato, ti spiegherò quali sono i materiali realizzati con il processo di raffinazione. Le sfere di energia Zonao che alimentano i congegni Zonao e i cristalli di energia Zonao che contengono questa energia allo stato solido. La conversione della Zonanio in materiali con altre proprietà è chiamata raffinazione. Le sfere di energia sono oggetti che alimentano i congegni Zonao e noi Golem
Usandole potrai ricaricare l'energia della tua batteria. I cristalli contengono energia zonale allo stato solido. Si usano principalmente come materiali per le batterie. I materiali raffinati che ho disponibili al momento sono sullo scaffale qui vicino. Guarda se c'è qualcosa che ti interessa, cioè me lo vendi, ma io posso rubarti questa roba. Questo è lo zonale che devo raffinare. Se te lo portassi via, per me sarebbe un problema. Se vuoi dei materiali raffinati, ce ne sono alcuni. Qui vicino, vabbè, ok. Cioè ne vuole 25 per darmene 3. Ma lo piglio io. Allora, vediamo un attimo. Niente a fare. O meglio, se insisto sicuramente va bene. E se voglio cambiarlo? Aveva detto di farlo dal menu. No, da qua no. Ok, quindi adesso dovrebbe essere possibile. Boh, prima di andarcene. Questo invece cos'è? Per favore lascia stare quegli oggetti. Non mi dire che ti sei dimenticato di portare le capsule Zonao. Ops, le capsule Zonao. Ho capito, le hai dimenticate. Oppure stai cercando di dirmi che non sai neanche cosa siano. Sono dei congegni portatili che sono per l'appunto incapsulati. Mi sembra proprio che tu non ne abbia, quindi te ne presterò io qualcuna. Produce vento grazie all'elica contenuta al suo interno. I Zonao sfruttavano l'energia del vento per muovere oggetti o per spostarsi. Immagino che serva per spingere la cosa. Le otto delle turbine puoi usarle quando vuoi, colpendole produrranno vento. I congegni Zonao sono tanti e tutti utili. Io ne ho sempre con me alcuni di diverso tipo da utilizzare in base all'esigenza. Purtroppo c'è spesso qualcuno che se li dimentica, quindi faccio sempre attenzione. Quelli che ho dato a te erano gli ultimi che mi erano rimasti, per cui stai attento a non dimenticartene di nuovo. E ricorda che una volta estratte dalla borsola, le capsule Zonao non possono essere messe a posto. Il problema è. No, adesso siamo girati di là. Allora, qua si vedono diversi binari, in effetti. Cioè, siamo entrati di qua, ma siamo andati qui sotto, ecco perché. Ci ha fatto fare quel giro lì, era ingannevole. Ma di tornare indietro, invece poi abbiamo fatto il giro. Allora, penso che qua possiamo. Pardon, questa.
Come si fa? Ah, ok, esce proprio. Ok, è incapsulato ed esce tutto quello a fare qua. Va bene. È tipo quasi per i giochi, per i bambini, no? Che c'è la capsula e dentro c'è. Però. Che bello. Correrà all'ingresso. Guarda che c'è. Il problema, come diceva, non possiamo recuperarla. Possiamo mettere in tasca. Non è incapsulata. La campana del tempo, del santuario del tempo, suona sempre alla stessa ora, ogni mattina e ogni sera. Noi e i golem ci svegliavamo al suono di quella campana e andavamo a dormire quando suonava di nuovo. Veniva fatta suonare anche in occasione delle cerimonie. Non sarebbe esagerato definirla il cuore pulsante dell'isola. Mi viene una profonda nostalgia quando guardo il santuario e sento il suono della campana. Ci sta dicendo cose essenziali proprio. E là? Aspetta, guardiamoci prima qua intorno. Là c'è un altro coso. Questo cos'è? Funzionamento del Crea Congenizo Now confermato. La quota di produzione giornaliera di capsule verrà rispettata. Oh, vuoi usare il Crea Congeni? Ho quasi raggiunto l'obiettivo, quindi puoi usarlo. Questo è un Crea Congeni, un dispositivo che usa risorse per creare dei Congenizo Now. Trasforma materiali come corne di golem e sfere di energia. Per azionarlo prendi in mano i materiali e gettali nell'apertura, proprio come se fosse si trattasse di un pentolone. Poi che ti spiego come funzionano le capsule, puoi portare sempre con te, ma fai attenzione. Ok. Quindi anche questa è una ricetta. Dobbiamo prendere in mano questo e poi prendiamo in mano questo, cosa fa? Sono... Cioè, ce l'hanno istituito uno? Quindi bastava la... non serviva questo, bastava questo? Ok, basta solo questo. No. Inicefalo. Un congegno che sputa fuoco. Era usato come arma di difesa contro i mostri. Ho capito, ma... Allora, mi fa le ricette per le cose, non mi fa le ricette di questo. Seleziona la ricetta. No, prendiamo in mano di nuovo uno questo. Prendiamo in mano questo. Ma cosa va a caso? Pentolone portatile. Può essere usato solo una volta, possibilmente su superfici piane. Ma non è che crea allora. Io butto dentro, questo mi butta dentro. Cioè, adesso proviamo un'altra volta. E un'altra. Infatti ha l'aspetto di quei giochi per bambini, no? Che butta dentro la monetina e esce fuori. Un altro inicefalo. No. Per ora con una sola esce l'inicefalo.
No, ok, ma è così. Sembra che mettano dentro. E se ne metto dentro due invece. Escono due cose. Tre cose. Ma? Ah, cavalletta Vigor, che era lì di passaggio. Allora. Ah, questo è il. Penso che abbiamo parlato, che se ne è tornato a cuccia. Qui invece ci porta là e poi ci porterebbe sopra. Anche questo cerca il suo amico. Chi avrebbe. Che guaio. Chi avrebbe immaginato che avrei perso di vista mio amico? Ecco, se mi dicevi portarlo dall'altro. A quanto pare, vabbè. Non mi aspettavo una ripetizione delle cose. Comunque, allora, vediamo un secondo. Questa, che grotta è? Perché sembrerebbe che bisogna andare su. Eccolo lì, che lì fa freddo, sì. Nuovo sito. Rotta cilindrica. Sembra che salga questa. Scusa se mi permetto, ma sul monte innevato che troverai più avanti, le temperature sono estremamente basse. Se non ti prepari bene, perderai rapidamente energia e potresti morire. Hai dei rimedi contro il freddo? Vabbè, alla fine. Queste sono cose che sappiamo già. Abiti pesanti. Ok, andiamo a vedere un attimo qua. Bah, sembra qualcosa che dobbiamo collezionare da dare a qualcuno, a vedere così. Anche perché si chiama emblema, quindi evidentemente c'è qualcuno a cui servono quelle cose. Allora. Questa. Ok. Stavo cercando di capire dov'è che ci portava. Il vigore. Mi sa che siamo.
Più che altro che, ok, qua prendiamo questo. Vabbè, immagino dobbiamo costruire il cubo, no? Quindi. Ok. Allora, dicevo, va bene, sono arrivati fino a qua, ma in realtà tanto vale tornare giù allora e fare quell'isoletta lì prima. Cos'è che c'è là sopra? Il problema è che bisogna preparare di nuovo qualcos'altro. Grazie di nuovo Raul. Non so se si può cucinare. Questo è sicuramente qualcosa. Ma tipo le girandole in quello vecchio, no? Ma cosa si fa in questo? Vabbè, un soffione, proviamo a vedere con questo. Pretende un po' tanto, mi sembra. Non potendo rallentare. Ah no, ma c'è impossibile sta cosa. Cos'è che è passato di là, scusa? È una stella cadente? Perché non è una freccia che ho lanciato io, eh. Mi sa che qua. Alla fine mi sa che qua ci dobbiamo tornare comunque, quindi. Non so, qualcosa lì che ho visto passare non sembrava una stella cadente, ma non sembrava nemmeno la mia freccia. La mia freccia in teoria non doveva fare quella cosa lì. Ormai mancano 25 secondi, facciamo così. Allora. Dove sarà stato qua? Per me è un. Dovrebbe essere un Korogu. Ecco, facendolo così però è ambiguo perché sembrerebbe, potrebbe sembrare che sia dentro. Cioè loro hanno scelto di fare una mappa unica, sempre vista dall'alto, ma in realtà cioè, ne abbiamo lasciato giù uno. Dobbiamo andarcene qua. Ok. Quel guardiano lì non mi sembra un tipo fattibile. Allora. Vediamo perché ci indica che c'è un. Thank you.
sempre questo. Ancora raffinatore. Ah, vabbè, questo è il luogo. È inteso come luogo. Però, talmente distante che... Allora, carichiamo il nostro amichetto qua. Prendiamo una di queste, non c'è bisogno di usare una capsula. Collegati. Allora. Non sapevo che era al contrario. Spegniti. Me lo sono dimenticato di nuovo. Allora, così, 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 così. Collegati. Vai. Allora, scendiamo, prendiamo. Ops. Grazie per aver portato qui il mio amico. Tieni il segno di riconoscenza, ok. Ciao. In realtà sono molto curioso anche di scendere nel vecchio mondo, quindi... Adesso... Nel senso, noi andiamo, ovviamente qua non cioè facciamo quello che possiamo, però boh, non ho idea. Zonanio, va bene, e stiamo trovando un'abbondanza di frecce che nel vecchio perlomeno io non trovavo. Allora. Là sopra abbiamo visto che c'è un'altra casupola lì. Un altro gazebo, come si chiama. Questo. Oh, è strano perché... Oh cavolo! Siamo morti, siamo morti, siamo morti! Tutta libera, vai! dobbiamo aggiustarlo con qualcosa? Ma non da qua, per favore, perché ci... Cavolo, non... ci ha fregato! Ah vabbè, questo... Eh sì, era quella iniziale. Adesso bisogna capire come si fa. Anche perché... Mi sembra distante. Questo sembra... una parodia di quando il bisogna mettere a posto il computer con le botte, no? Quando si
Anche nei telefilm, no? Se dai una botta, non so, al jukebox, al computer, ai sistemi così, no? Stessa cosa quando ti dai una botta e funzioni. Allora, adesso qui, come fa si fa? Non saprei. Proviamo un bastone normalissimo. A meno che invece di usare il carrello, facciamo qualcos'altro noi con un monorotaia, però non sì, tecnicamente potrebbe anche passarci, perché vedo che lì c'è un gancio, anche qua c'è un gancio, basta in teoria applicarci, però non so come si comporta, la fisica. So. Non sono convinto. Non sembra. Posizionato adesso è decente rispetto a prima. Proviamo. Come al solito mi dimentico la direzione. Sì. Dovrebbe essere questa. Facciamo una cosa. Salviamo. Non ce la fa. Ah, che turbina scarsa. Non c'è un altro albero. Oh, qua. Provo a metterne due di turbine. Però in teoria dovrebbe pesare di più. Non so come funziona la fisica. Se mettiamo due alberi pesa anche di più, quindi boh. Proviamo. Però magari non è quello che loro hanno pensato che dovessimo fare, però boh. Perché anche lì se dovessimo riparare la cosa,
Ai. Ma non avete potenza. Fate schifo. Vediamo come si fa. Ma no, ho colpito il legno. Ma va. Ma va. Come facciamo qua? Era giusto sperimentare, ma non saprei come risolvere quel problema lì. Se noi per esempio andiamo un po' avanti, ragazzi, c'è qualcosa lì. Fermati, 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 fermati. Ecco, poi appunto va indietro. È bravo che sei allineato. Boh, avete qualche idea? Me lo scrivete nei commenti. Perché io già non trovo nemmeno qualcosa da incollare lì, no? Però il problema è che è in alto. Magari sì, ma questo non è, è troppo là, è troppo spesso come cosa. Ci si appiccicherebbe? No, in realtà non si appiccica. E questo invece? Se cambiamo direzione, per esempio. Però non sta, nel senso, se non lo ruotiamo. Allora qua non va bene. Non va così. Più o meno. Però. Comunque tanto non si può appiccicare, quindi si può appiccicare solo cosa arancio. Oppure altra idea che mi sta venendo è la doppia turbina qua, tripla turbina qua. Ma andiamo talmente tanto veloci che però sono lì. Almeno moriamo con stile. Non riusciamo a azionare tutte e tre. Trippa turbina. Magari anche due bastavano. Beh. Adesso cosa c'è lì? Opale. Diamante, dai. Una faticanza che abbiamo fatto. Pentolone portatile. Ma stai scherzando? No, quello se n'è andato giù. Perché se n'è andato giù? E adesso? Che famo? Vabbè sì, non dovremmo morire, penso. Penso, non sono molto convinto.